Ok, perfetto. Io ho già illustrato le regole per la Post Slam a tutti i nostri presentatori e speaker, per cui io lascerei la parola subito ad Angelica Loduca che ci parlerà del suo lavoro e del contributo che ha presentato ad IUCD 2021. Prego, Angelica. Dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. In questo poster e in questa conferenza presentiamo un lavoro che riflette la nostra attività relativa al nostro nuovo gruppo che si è formato all'interno del CNR. E questo gruppo principalmente si occupa di data science, quindi raccolta, analisi e visualizzazione di dati, e anche applicazioni web, quindi progettazione e implementazione di applicazioni naturali, legge del turismo, ma in generale anche di altre cose. Relativamente al poster ci occuperemo principalmente Non sentiamo benissimo. di un Ogni tanto piccolo spuntare. programma dei capitoli di un libro. Nella fattispecie qui analizziamo il software, il libro delle confessioni di Sant'Agostino, calcoliamo anche su lessici. Questo si tratta sicuramente di un lavoro preliminare per cui si accettano suggerimenti, ma soprattutto anche collaborazioni con questo nostro Angelica, il tuo nuovo audio gruppo che va e abbiamo viene. formato. Perciò presenta, grazie. Grazie Angelica, purtroppo l'audio non era ottimo e domani ci sarà comunque la possibilità di approfondire meglio. Perfetto, andiamo avanti ora con il contributo numero 2 che ci sarà presentato da Federica Marti. Prego, Federica. Buon pomeriggio a tutti. Nel poster che vi presento ho proposto una riflessione sintetica sui principi Fair Trust nel contesto della conservazione digitale, intersecandone l'ambito d'azione con quello degli standard OAIS, ISO 16363 e Core Trust Seal. Dunque, tre domande e tre risposte. Sono utilizzati insieme principi guida efficaci nel contesto della conservazione digitale? Sì, perché delineano dei framework flessibili su diversi contesti di produzione e gestione dei dati e dei metadati nei repositories, riferendosi a FAIR, e di conservazione di questi dati, riferendosi a trust. Sono allineati agli standard citati? Sì, i trust sono stati ideati appositamente per la loro implementazione, mentre per quanto riguarda FAIR non abbiamo una corrispondenza diretta, poiché in essi manca la prospettiva sulla conservazione a lungo termine. Ma si può dire che OAIS, Core Trust Seal e ISO 16363 incorporano e completano di fatto i focus dei principi FAIR, visualizzando gli aspetti connessi alla conservazione dei dati. Sono insieme coerenti rispetto all'inquadramento delle necessità della conservazione digitale? Sì, perché Trust e FAIR sono stati ideati da una comunità geograficamente e qualitativamente eterogenea e quindi sono pronti e pensati in aderenza a esigenze molto diversificate. Questa è un'introduzione, il tema proposto comunque è particolarmente recente e ampio e si presta molto al confronto. Le mie risposte assolute sono proprio provocatorie, appositamente provocatorie, ragione per cui vi aspetto domani nella stanza dedicata alla discussione. Grazie. Leggevo già in chat, infatti. Grazie Federica. Passo la parola al prossimo contributo che ci viene presentato da Monica Dati. Salve a tutti, sono Monica Dati, dottoranda in storia dei processi formativi a Firenze, vi presento il mio progetto. Il progetto Madeleine è uno spazio digitale, un laboratorio di ricordi che prende ispirazione da una frase dello scrittore argentino Alberto Manguel, la storia della lettura è la storia di ciascun lettore. Il campo di studi relativi alla storia della lettura è estremamente ampio, articolato, ricco di fonti. Tra queste riveste un ruolo fondamentale le storie dei lettori, le autobiografie. Una galleria che incede di pari passo con la storia della lettura, quella con la S maiuscola, e che parla di biblioteche private, banchi di scuola, rapporti genitori-figli, letture di nascosto, letture sui treni. È di queste storie che parla il progetto Madeleine,
che grazie alla Biblioteca Civica di Lucca ha raccolto delle testimonianze, delle interviste audio registrate che sono state poi inserite all'interno del sito, progettato per allargare il bacino di partecipazione e condivisione dell'esperienza, valendosi delle potenzialità della Digital Public History, soprattutto in tempo di pandemia. Il sito, realizzato con WordPress, ha come obiettivo la piena disponibilità delle testimonianze raccolte, ma soprattutto il dibattito, lo scambio, e a questo fine è stato inserito un plugin a Instagram, il noto social network, che ha permesso di aggiungere fonti e ricordi. Concludendo, si tratta, diciamo, di un timido tentativo di applicare la public history alla storia della lettura, un progetto che ambisce alla coautorialità, un osservatorio per la produzione e il rilancio di nuove fonti per la storia della lettura, ma anche un progetto che vuole lanciare nuove iniziative e collaborazioni. Per esempio, sono stati, grazie alle testimonianze orali raccolte, sono stati confezionati dei seminari, e quindi un modo per restituire al pubblico le testimonianze create e prodotte dallo stesso pubblico. Ti ringrazio. Grazie mille, Monica. Passiamo adesso al quarto contributo, Francesca Michelone. Buongiorno, nel mio poster presento brevemente la metodologia adottata nella creazione di un prototipo di edizione critica digitale dell'Ars Brevietta di Agostino. Si tratta di un testo annotato in XML TEI e visualizzato tramite EVT. L'Ars Brevietta è un testo latino tardo antico, tramandato da tre testimoni medievali disponibili online grazie alle biblioteche di appartenenza. L'edizione critica digitale non è e non può essere una mera riproduzione di quella che è l'edizione critica cartacea, ma può e deve dare qualcosa di diverso. Da questo punto di vista, in questo progetto la cosa che a me sta più a cuore è la trasparenza editoriale resa possibile dall'affiancamento al testo costituito, alle varie trascrizioni, delle fonti, delle immagini, delle fonti primarie e dei vari passaggi che l'editore vuole mettere a disposizione nella sua edizione. È però fondamentale avere una metodologia ben studiata che integri il lavoro filologico più, se vogliamo, tradizionale, lo studio filologico del testo, agli elementi che offre un'edizione digitale. Mi riferisco in particolare all'utilizzo e all'uso delle immagini, nel caso delle trascrizioni, al rapporto tra grifi e caratteri Unicode, e la possibilità di edizioni critiche collaborative in cui le responsabilità diverse possono essere ben attribuite grazie alla notazione XML TEI. Grazie. Grazie, perfetto Francesca. Il prossimo contributo ce lo illustra Anna Sofia Lippolis. Lippolis. Buongiorno a tutti. How can critical digital editions act on the community in the construction of collective ideas and thoughts? The representation and analysis of authorial variants becomes of crucial collective interest when it involves controversial works of modernity, such as Pietro Verri's observations on torture. The work is important both for historical and philological reasons. Although it represents the basis for Manzoni's Storia della Colonna Infame, its variants have not been traditionally taken into consideration by historical philology since they belong to the political field. Our purpose is to emphasize how the digital medium can enhance not only the representation of authorial variants, but also their quantitative analysis, allowing scholars to both intuitively understand how an author works and gain empirical insight for their philological hypothesis. As we can see from the workflow diagram, with the help of the 2018 paper edition of the work, and the following digital edition, it is possible to provide scholars, even the less expert, with statistics of corrections automatically computed in Python, starting from the TI encoding of the text and made easily understandable through data visualization. In particular, the TI model has been developed starting from the formalization of the traditional critical apparatus, where each category of correction is identified by a specific XML ID. Starting from the distinction between the two macro categories, immediate and late variants,
we can see in the pie chart that the 56% of late variants witnesses the rewriting of some parts of the text in a later moment. For instance, in the sentence, tale era lo spirito dei tempi, Verri deletes a word too emphatic, fanatismo, and censors himself, replacing it with spirito, in order to make the speech more neutral and more convincing, as it was less tied to his own personal opinions. Given that corrections constitute the fingerprint of each author, the main aim is to widen the study to other authors, to outline a general grammar of corrections, and compare these different conceptions of writing statistically. Thank you. Thank you very much, Anna Sofia. E ora è il momento di Chiara Aiola, che ci illustra il suo contributo. Buon pomeriggio a tutti, sono Chiara e vi presento Muruca, un'applicazione per enti di ricerca e istituzioni culturali che vogliono digitalizzare un'opera oppure organizzare una collezione di documenti, facilitandone così la consultazione, la conoscenza e la promozione. Muruca è uno strumento che permette di organizzare e raccogliere documenti, creare relazioni, associare loro dei metadati, gestire vari tipi di contenuti, dalle immagini alle trascrizioni dei testi in formato XML TEI, e poi rendere tutto ricercabile e consultabile in un unico ambiente dedicato, sempre accessibile online. Muruca integra vari strumenti, il Stay Publisher per la visualizzazione delle trascrizioni ed è in lavorazione anche un'integrazione con un annotatore semantico Pandit. Le funzionalità di ricerca avanzate sono possibili grazie all'indicizzazione di tutti i documenti in un motore di ricerca con il quale si possono fare ricerche anche parecchio raffinate, quindi è anche uno strumento utile per studiare il corpus dei documenti. E inoltre si possono anche organizzare documenti in percorsi tematici e in sezioni. In questo modo si può anche costruire un racconto della storia del proprio oggetto della ricerca. Quindi lo scopo di Muruca è quello di creare una piattaforma semplice da usare e con un design orientato alla valorizzazione dei dati. Muruca oggi è arrivata alla sua seconda versione e nel suo futuro vede una maggiore adesione ai suoi principi di FAIR, la sostenibilità e l'interoperabilità. Per fare questo è necessario sicuramente un'adesione a degli standard di metadati e inoltre anche con un'ottica alla preservazione dei dati, Muruca sta sviluppando un modulo per l'integrazione con Zenodo. Per qualsiasi dettaglio e per discutere di altre informazioni sono disponibile poi domani alla sessione di discussione. Grazie, grazie Chiara. Ecco, ora il contributo di Tiago Gil, il quale ci ha fatto pervenire un video. Tiago è presente? È anche presente. Hi, my name is Thiago Gil. I'm professor at the University of Brasília in Brazil, and I'm here today to introduce my research about migrations, displacements, and relocations. It's basically about how to represent motion, human motion, social motion in cartography, taking as starting point ongoing research on the production of cotton fabrics inside Portuguese America at the turn of the 18th to the 19th century. My research case seeks to explore the universe of spinners, weavers, and farmers engaged in the cotton plantation in the American Portuguese colony. So I took data from municipal census of every single village I have studied to collect those information and organize in maps. So I'm showing now this map is a representation of the interaction between villages and neighborhoods. In this case, we can see every line represents a connection. For example, a marriage, many marriages are represented in lines. People move to live together, the new partner. In other cases, we have slaves displacement. The productive activity of cotton from planting to fabric production was carried out separately in different domestic units. Some made the product in natura. Others spun it, others wove it. This production depend on the movement of unfinished and raw products between different domestic units. Were those population movements linked to the production of cotton and fabrics? That's a good question. And our research is going to try to answer this. Thank you. Grazie mille, Tiago. Ed ora è il momento di Giovanni Grasso, che ci illustra il suo lavoro.
Di nuovo buon pomeriggio, qui vi presento Public History Remix, un progetto biennale ancora in fase di sviluppo, condotto dal Laboratorio di Cultura Digitale dell'Università di Pisa per la valorizzazione del patrimonio audiovisivo del Festival dei Popoli e Festival Internazionale del Film Documentario di Firenze, che vede coinvolti diversi partner, tra cui la Mediateca Toscana di Firenze, che ospita l'archivio fisico sul territorio toscano. La complessità e la varietà degli oltre 25.000 titoli che compongono l'archivio, sedimentatosi sin dalla prima edizione del Festival nel 1959, riflettono l'evoluzione del cinema documentario negli ultimi 60 anni per contenuti, stile e linguaggio, includendo le diverse categorie del cinema documentario, da quelle più strettamente antropologiche e sociali a quelle riguardanti la storia contemporanea, la storia dell'arte, la musica, l'architettura, i mezzi di comunicazione, attualità e politica. In un'ottica interdisciplinare tipica delle digital humanities e dell'archivio e della digital public history, prendendo spunto dalla remix culture e dalla pratica produttiva del remix come forma d'arte di riuso dei contenuti preesistenti, l'idea alla base del progetto è di sviluppare una piattaforma che permetta di accedere ad un vasto indice di clip estratti dai documentari e successivamente consentirne il remix per creare nuovi contenuti. Ciò è possibile grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale per l'estrazione automatica di informazioni, in questo caso utilizzata come potenziamento della catalogazione tradizionale dei documentari. E nello specifico, utilizzando diversi algoritmi in grado di estrarre informazioni dai contenuti audiovisivi, come ad esempio la presenza o il riconoscimento di oggetti specifici, l'object recognition o la trascrizione del testo, speech to text, il contenuto audiovisivo verrà segmentato in varie clip, ovvero porzioni di esso di una durata molto minore rispetto all'intero film e caratterizzate dalla coerenza semantica del loro contenuto. L'utilizzo di tali tecniche specifiche arricchisce notevolmente le potenzialità della piattaforma, andando così a sviluppare uno strumento di ricerca che consente agli utenti di interrogare in profondità un data store con una grande quantità di informazioni. E infine, la piattaforma, oltre ad essere un potente strumento di ricerca del data store, prevede anche una seconda interfaccia web dedicata al montaggio video e quindi al remix. Grazie. Grazie a te Giovanni. Il prossimo poster l'ha sottomesso per la conferenza Carmine Cristian Ruocco, che non è potuto essere qui. Il titolo del poster è Musei virtuali oggi, il caso del costituendo Mubia. Mi auguro domani potrà essere presente alla discussione per poter eventualmente fargli delle domande un poco più specifiche. Ed ora siamo a giro di boa con Chiara De Martin, che ci presenta il suo lavoro. Buon pomeriggio a tutti. Il contributo di questo lavoro si colloca nell'ambito di un tema di ricerca proposto da Fondazione LIA, Fondazione Libri Italiani Accessibili, e sviluppata dalla sottoscritta come progetto di tesi magistrale con la collaborazione della professoressa Barbara Leporini dell'ISTICNR di Pisa. Il tema fondamentale è quello della descrizione alternativa delle immagini, che rappresenta un requisito essenziale per l'accessibilità di qualunque pubblicazione digitale. Realizzare queste descrizioni è però un processo lungo e complesso. Una possibile soluzione per semplificarlo e velocizzarlo è dunque quella di semi-automatizzarlo o automatizzarlo ricorrendo ad algoritmi di intelligenza artificiale. Per poter ottenere prestazioni soddisfacenti da questi algoritmi è necessario che si vengano addestrati su dataset di immagini di tipo differente al fine di essere in grado di riconoscere, classificare e descrivere correttamente le diverse tipologie di immagini. Ecco perché è stata definita una tassonomia di possibili tipologie di immagini ottenuta consultando una molteplicità di fonti diverse, dalle linee guida internazionali sul tema delle ricerche sul tema alle ricerche nel campo della computer vision e delle reti neurali per i task di image classification e di image description. La tassonomia si compone di 25 categorie, articolate eventualmente in sottocategorie e caratterizzate dalla presenza di attributi. Tali attributi vengono definiti come campi per i quali possono essere previsti dei valori predefiniti. È stata effettuata una validazione manuale di tipo qualitativo della tassonomia, utilizzando come banco di prova alcuni manuali di editoria scolastica. Il feedback ottenuto ha permesso di evidenziare eventuali lacune e di proporre nuove categorie e attributi. In conclusione, riteniamo che questa tassonomia possa essere un valido punto di riferimento per la composizione dei dataset, migliorando la quale si otterrebbe un miglioramento delle prestazioni e dell'accuratezza degli algoritmi per la classificazione e descrizione automatica delle immagini, facilitando in questo modo il compito dei descrittori.
Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo domani per la discussione. Grazie Chiara. Il prossimo contributo ce lo illustra Pietro Biase. Prego. Sì, buonasera. Il mio nome è Pietro Biase, sono il presidente di Associazione Open Genova, un'associazione appunto senza scopo di lucro che si occupa tra le varie cose di cultura e di alfabetizzazione digitale. Nel post ho voluto analizzare la situazione relativa al divario digitale in Italia, in particolare per quanto riguarda la fattispecie del divario digitale culturale e di come il terzo settore, quindi il mondo del volontariato, possa contribuire effettivamente ad arginare questo fenomeno. Il divario digitale di fatto oggi rappresenta la separazione tra i cittadini che possono accedere alla rete internet e quelli che invece ne rimangono esclusi. I motivi che portano al divario digitale possono essere molteplici. Esiste infatti il divario digitale culturale, infrastrutturale, intergenerazionale, di genere, linguistico o culturale. Se ci soffermiamo sulla situazione del divario culturale in Italia, scopriamo che al momento, sulla base di quanto risulta dall'indice DESI 2020, il nostro paese si trova in quart'ultima posizione in Europa. La presenza di un divario digitale tra i cittadini, in una delle sue varie declinazioni, ha dunque ripercussioni importanti sull'uso effettivo delle tecnologie digitali. I dati messi a disposizione dal report DESI 2020 ci dicono che fino ad oggi le strategie messe in campo dalle pubbliche amministrazioni per il superamento del divario digitale tra i cittadini italiani hanno di fatto fallito, ma il terzo settore può giocare un ruolo fondamentale di supporto davanti a attività di inclusione nelle politiche di alfabetizzazione digitale, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. L'elemento principale che il terzo settore può mettere a disposizione è il tutoraggio diffuso sul territorio, tramite l'erogazione di attività di formazione, quali corsi, conferenze, affiancamento, consulenza one-to-one. Il mondo no profit diventa quindi un cuscinetto tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, lasciando in carico alle pubbliche soltanto la definizione delle strategie di governo e integrazione e assumendo responsabilità diretta di agire sul territorio. In Italia ci sono già state numerose esperienze che dimostrano come questo paradigma di collaborazione possa portare risultati tangibili e reali con vari progetti, punti Rom Facile, Pasto Scanna, IP3 Veneti, il progetto Pane Internet Emilia Romagna e punti Genova Digitale e molti altri. La dimostrazione che il modello funziona è data anche dai dati ottenuti in termini numerici e dal fatto che molti di questi progetti hanno caratteristiche di replicabilità e permettono di perseguire gli stessi risultati a qualsiasi associazione che voglia impegnarsi sul proprio territorio anche con un numero limitato di risorse umane o economiche. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Pietro, il tuo segnale era molto disturbato. Mi auguro che domani ci sia la possibilità, nella sessione dedicata alla discussione, di ascoltare meglio il tuo contributo e di approfondire le varie tematiche. Grazie. Passiamo alla prossima, Virginia Morini. Buonasera a tutti. In questo poster affrontiamo un task di test classification, presentando un modello volto a quantificare il grado di polarizzazione politica di post condivisi su Reddit durante i primi 2 anni e mezzo di presidenza di Donald Trump. Questo progetto si colloca all'interno di un progetto ancora più ampio mirato all'identificazione di echo chamber su Reddit, una piattaforma mai analizzata in questo senso, e nasce soprattutto dall'esigenza sempre più attuale e tangibile di studiare questi fenomeni allarmanti che rappresentano una reale minaccia per un flusso democratico delle opinioni. Il seguente lavoro è stato suddiviso in 2 fasi. Inizialmente, data l'assenza sulla piattaforma di una ground truth di utenti annotati rispetto alle ideologie politiche su cui poi allenare il modello, abbiamo definito noi la nostra ground truth andando a selezionare post appartenenti a subreddit noti per essere rispettivamente pro-Trump e anti-Trump. Successivamente abbiamo scelto un'architettura di modello che ben si adattasse a un tipo di input testuale e testato vari per parametri. Il modello migliore è stato ottenuto utilizzando una tipologia di recurrent neural network che sfrutta i Glove Word Embeddings per codificare le sequenze testuali. La rete è quindi composta da un embedding layer, da un layer composto da multiple unità di LSTM e infine da un fully connected layer che restituisce un unico valore continuo in un range tra 0 e 1. Analizzando i risultati sul test set, otteniamo che il modello raggiunge un'accuracy dell'84,3%, una performance incoraggiante e in linea con task analoghi svolti su social network differenti. Infine, abbiamo voluto verificare la capacità del modello di generalizzare andandolo a testare su 3 topic meno polarizzati rispetto alla ground truth. Nonostante il modello risenta il cambiamento di dominio, comunque otteniamo
un'accuracy superiore al 71% in tutti i casi. Questo risultato ci permette quindi di proseguire negli step successivi di questa ricerca, andando effettivamente a identificare comunità di utenti fortemente polarizzate fra di loro. Per saperne di più vi aspetto domani. Grazie mille. Grazie Virginia, passiamo al prossimo contributo che ce lo illustra Roberto Limonta. Non sentiamo. Roberto, non ti sentiamo, prova a disconnettere le cuffie. Sentite? Ecco, sì. Vai così. Dicevo appunto che oggetto della nostra ricerca, mia e di Riccardo Fedriga, sono le modalità con cui il web impone forme di determinismo nei comportamenti degli utenti, attraverso un'analisi della natura dei testi digitali e delle loro pratiche di lettura. Siamo partiti dalle brevi strisce testuali, gli snippet con cui i motori di ricerca rimandano le fonti digitali, e dalla recente normativa europea per la regolamentazione del diritto d'autore digitale, per dimostrare come quest'ultima manchi il bersaglio proprio perché prende oggetti contenuti nella forma testuale tradizionale lineare, ignorando come sia diversa la natura dei testi digitali sul web. Noi li abbiamo indagati come oggetti sociali. In rete, infatti, è a nostro avviso l'intenzionalità collettiva degli utenti a disegnare il profilo di un testo, aggregando e assegnando un ruolo ai singoli contenuti che fungono da snodi della rete. La natura del testo ne orienta poi le pratiche di lettura verso delle forme non lineari e conseguenziali, ma aperte e rizomatiche. Tuttavia, questa apparente libertà nasconde un determinismo innescato proprio dalle pratiche di lettura guidate dagli algoritmi di ricerca. Questi infatti determinano quello che abbiamo chiamato un habitus, cioè una condizione stabile e funzionale delle nostre facoltà cognitive, che sono condotte in direzione di una logica sempre meno conseguenziale e sempre più paratattica ed empatica, funzionale al sistema più che ai suoi fruitori. La domanda quindi è stata questa: il modus operandi degli apparati digitali sta già dettando quello dei suoi utenti? La risposta va e può essere articolata su differenti piani. Vediamone un paio. Quello metafisico, per cui ci si domanda se l'essere umano sia libero o se tale libertà non sia ciò che appaia a livello delle facoltà più elevate, mentre al di sotto agiscono forze deterministiche. Oppure quello della tecnologia lato utente. Il computer è ancora aiutante dell'umano o è l'umano ad essere mera appendice della macchina? Ecco, a questo scenario di tecnodeterminismo si oppone dall'altro lato la flessibilità dei device e la persistenza del metodo di una memoria storica che procede con pratiche di lettura palinsesto e offre quindi la possibilità di operare secondo metodi classici e più liberi di ricerca. Ecco, di questo ci piacerebbe discutere io e Riccardo Fedriga con voi domani mattina. Grazie. Perfetto, grazie. È il momento adesso di Angela Siciliano. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Il nostro progetto mira all'allestimento della biblioteca digitale di Giorgio Bassani per rendere fruibili in una forma chiara, dinamica e interrogabile i volumi postillati dello scrittore ferrarese. Attualmente la biblioteca comprende un singolo volume, La scuola dell'uomo di Guido Calogero, su cui è stato esemplato un prototipo di edizione digitale con funzione modellizzante. Il nostro proposito è infatti in futuro quello di implementare la biblioteca incorporandovi tutti i libri postillati da Bassani, sviluppando e affinando contestualmente le potenzialità rappresentative e ipertestuali dello strumento digitale. L'edizione digitale delle postille di Bassani nasce da una riflessione di metodo sulla tipologia testuale della postilla, un testo che nasce da un altro testo in forma di commento, illustrazione e, come accade spesso in Bassani, di contestazione. Dunque, in fase di edizione, la postilla deve essere considerata e rappresentata in relazione al testo annotato con il quale costituisce un'unità. Diversamente da altre edizioni di marginalia, per esempio quella di Whitman, dal nostro punto di vista si registra un rovesciamento gerarchico. La postilla infatti non è considerata come un'aggiunta o un appendice al testo annotato, ma essa stessa è il testo principale. Conseguentemente la priorità gerarchica della postilla è il principio strutturante della codifica del nostro prototipo, che infatti presenta queste caratteristiche. A livello dei metadati, ogni postilla è codificata come un item nel manuscript desk e poi in fase di visualizzazione vi è l'associazione in parallelo tra la riproduzione facsimilare e la trascrizione della postilla. Infine, una importante novità dell'edizione è sicuramente la codifica multidimensionale, che consente, attraverso il metodo dell'embedded transcription, di fornire un doppio testo della postilla, critico e diplomatico,
così da ordinare in forma chiara, strutturata e razionale il corredo di informazioni che si intreccia intorno alla postilla. Grazie. Grazie mille, Angela. E ci accingiamo verso la fine di questa first slam e do la parola a Bruno Sartini. Good afternoon, everyone. I am Bruno Sartini and I'm a second year PhD student at the University of Bologna. Did you know that there is a connection between the iconographic representation of a Tibetan goddess and the representation of Christian virtues? Well, this information is not currently available in knowledge graphs such as Wikidata. Our poster is about an experiment on the enrichment of knowledge graphs through the inclusion of symbolic information. When it comes to cultural heritage, Semantic Web mostly deals with the form of works of art, and we try to shift the focus on the content and its symbolic meaning. Symbolic information might be present in a knowledge graph, but it is usually chained to unstructured verbose descriptions that can't exploit the full potential offered by Semantic Web technologies. So we use some data already present in Wikidata to, in combination with a dictionary of symbols, to automatically generate new symbolic information and highlight connections between paintings that for sure wouldn't be linked by standard metadata. So if you want to know more about those connections, come to our poster room tomorrow. Grazie. Thank you. Grazie a te, Bruno. È il turno adesso di Valentina Pasquale. Good afternoon. I'm Valentina Pasquale and I'm assistant researcher at University of Bologna. I'm currently working at Dark Research Center with Marilena D'Aquino and Francesca Tomasi on knowledge representation of digital hermeneutics. Dealing with interpretations means subjectivity and different points of view, and therefore possibly competing statements, especially if considering multiple interpretations over the same artifact. MIMA data model is a four-layer semantic model which addresses this aspect. Specifically, MIMA has been designed over a case study involving a philologic, paleographic, and iconographic analysis made by experts over Pellegrino Prisciani's Storia Ferrarie illuminated manuscript. MIMA layered approach is given by the reuse of non-publication of ontology to represent each questionable statement along with its contextual information, plus a common factual data graph to store non-contestable manuscript information, which is the manuscript structure. The use case in the poster presents the application of MIMA in representing one analysis for each discipline over Historiae Proem. The illustration in the folio, which is the element took into analysis by the three, is their point of interaction. At the same time, the layer approach preserves each different interest into a dedicated graph. Hope to deepen the use case with you tomorrow morning. Thank you for your attention. Thank you, Valentina. Grazie, Valentina. Ecco il penultimo contributo della nostra sessione e do la parola a Mario Valori per illustrarcelo. Buongiorno a tutti. In questi giorni abbiamo scoperto, visto e sentito parlare di progetti a porti tecnici elevati di alto profilo, tanto che a volte mi ci sono sentito anche un po' perso. D'altra parte io non sono un esperto in digital humanities e neanche se per questo in ambito informatico, sono qua per imparare. Però questo mi ha spinto anche a domandarmi come siano percepiti le digital humanities per le persone comuni, per la gente. Tutti noi, al di fuori del nostro specifico campo di expertise, definiamo gli altri ambiti e settori in base a conoscenze più o meno vaghe, meno specialistiche. So cos'è l'astronomia, così come so cos'è la paleontologia, quantomeno per sommi capi, posso immaginare cosa possa fare un astronomo o un paleontologo. Questo discorso vale per le digital humanities. Abbiamo studiato le risposte date da un campione di oltre 600 studenti liceali interessati a proseguire i loro studi in ambito umanistico e altri 180 studenti già arrivati all'università ma non iscritti a corsi specifici in Digital Humanities. Abbiamo chiesto loro di definire, fra le altre cose, nascondendo le domande all'interno di un qualcosa di più strutturato, cosa fossero le Digital Humanities e di fare degli esempi appropriati. Il risultato è stato desolante. Come potete vedere dal post, nel quale i cerchi sono proporzionati al numero di risposte che sono state date, che abbiamo raccolto sotto varie etichette, la maggioranza di partecipanti, circa il 42%, fa coincidere le digital humanities con le learning,
con strumenti tipo Google Meet o simile, altri con il fare o ricercare informazioni online, con l'editoria digitale o con l'umanistica digitale. Scorciatoia basata su una traduzione brutale dall'inglese, infatti di solito non sono stati presentati esempi per far capire cosa intendessero. Il connubio fra discipline umanistiche e procedure computazionali, così lo abbiamo etichettato, è stato scelto da pochissime persone, quelle in verde con l'11%. Vorrei far notare un elemento ulteriore. Ogni cerchio presenta al suo interno l'emoji di un pirata più scura, questo perché il questionario è stato realizzato a PC e alcuni hanno cercato di gabbarci cercando su internet prima di rispondere o per modificare le proprie risposte, senza sapere che ogni operazione sulla macchina era registrata e quindi abbiamo potuto conteggiare. Vedere. Come si può vedere, mentre il gruppo e-learning rosso si è mostrato molto sicuro di sé, altri lo sono stati meno. Il cerchio verde è quello più positivo, presenta oltre il 66% dei propri membri che si sono aiutati col web prima di dare la risposta. Considerando che questo non è un campione rappresentativo dell'Italia, ma per certi versi qualitativamente migliore in relazione alla nostra indagine, mi sembra che ci sia un forte problema di comunicazione e diffusione della conoscenza, non solo su aspetti tecnici, filologia, TEI, ma anche sul concetto stesso di digital humanities, un problema che deve essere affrontato non solo egoisticamente per attirare finanziamenti e nuove leve verso la ricerca, ma anche perché la scienza e la cultura devono aprirsi alla società, diffondersi, migliorarla, non rimanere arroccati in una torre seburnea, non è questa la loro funzione. Bisogna parlare alla gente, farsi conoscere, anche semplificando se necessario come primo passo. Bisogna suscitare interesse e curiosità, spingere a farsi nuove domande, provare a cercare nuove risposte. E credo che le digital humanities possano e debbano davvero farlo. Grazie a tutti. Grazie. Adesso chiude la nostra sessione. L'intervento di Alessio Bosca. Hello to everyone. My name is Alessio Bosca and I work for CELI, a technological company devoted to natural language processing. And with this poster, I'm here to present you an overview of the SPICE project. SPICE acronym stands for Social Cohesion, Participation and Inclusion through Cultural Engagement. And in this project, we work on the transformation of museums by reinforcing citizens' curation processes with digital and non-digital technologies. The core idea of the project, in fact, revolves around the concept of citizen curation. And the goal consists, in fact, in engaging citizens in the production of work art interpretation. The idea is to stimulate and collect user-generated content in a different variety of forms, from simple comments to an artwork or to another opinion, to more complex scripts and little stories. Every museum involved in this project, there are seven museums from Dublin, Haifa, Helsinki, Madrid, and in Italy, we have Turin with the GAM Museum of Modern Art. And they also are different kind of museums. There are modern art museums, designs museum, and archaeology museums. So the artworks involved are different, and also the scripts and the strategy to engage the visitors will be different. But anyhow, the common idea is to engage users in creating comments. And when we hear the word user-generated content, we immediately think about social media, but actually in SPICE project, we would like to help users to break out of the bubble, the social bubble typical of social media, and try to expose people to different viewpoints in order to promote an open mindset towards different opinion. The idea, simplifying, is to present a visitor with contrasting different opinions coming from other visitors similar to him, or similar interpretation coming from people different from him.
as I said, the different each museum will implement a different case study, and each museum will especially work with groups at risk of exclusion from the participation in cultural activities, like elderly people, children from a low social background or health problems, deaf people. In during the GAM Museum, we work in collaboration with the deaf people. The Associazione Italiana Sordi is involved in this project as well. And what are we doing as a technological company in this project? We work on the... You have a few seconds, Alessio. Okay. Semantic analysis of these documents, trying to enhance them with the detection of sentiment, emotions, and mentions to concepts and entities from the domain, the museum domain. If you're interested, follow our activities on the project website. Thank you, Alessio. Thank you, Alessio. Grazie mille a tutti gli speaker. Lascio ringraziare anche Monica, se vuole fare un piccolo ringraziamento. Siete stati tutti nei tempi, il ritmo è stato piacevolissimo, e quindi vi ringrazio ancora. Sì, davvero, ci sono tanti spunti di interesse e di curiosità per domani mattina, quindi vi aspettiamo alle 9 per approfondire con i nostri oratori le vostre curiosità e per alimentare la discussione. Grazie. Grazie.